Amazon Prime sì o Amazon Prime no? Conviene davvero farsi Amazon Prime? In questo video cercherò di chiarirvi le idee sulla base della mia esperienza, ma prima di iniziare con questo video vi invito ad iscrivervi al canale perché presto usciranno nuovissime recensioni di prodotti e inoltre ho intenzione di creare un video dove vado a farvi vedere come trovare le offerte imperdibili su Amazon che vi faranno davvero risparmiare. Partiamo con un quesito: quanti di voi hanno associato in passato, magari associano tuttora, le parole Amazon Prime a quelle di spedizione gratuita, consegna in un giorno, e quanti poi successivamente sono arrivati alla conclusione di dire devo spendere 40 euro all'anno, o meglio quasi 40 euro all'anno, per ricevere pacchi più velocemente? Non mi serve questo servizio, non fa per me. Non preoccupatevi, perché in passato è successo anche a me, ma la domanda è: Amazon Prime è solo sinonimo di spedizione gratuita e consegna in un giorno? È tutto qua? La risposta, ve l'anticipo già, è no. Amazon Prime è anche altro e andremo a vederlo insieme in questo video. Sono ormai da 5 anni iscritto ad Amazon.it, da circa 3 anni membro di Prime e l'esperienza personale su Amazon è soddisfacente, positiva, non mi posso che lamentare. Trovate alla fine dei prodotti che nel negozio sotto casa magari non trovate, a dei prezzi contenuti, l'assistenza è sempre presente, in chat vi fate chiamare, insomma è sempre disponibile, riesce quasi sempre a risolvere il vostro problema. E inoltre ci sono anche delle offerte che vi permettono di risparmiare. Ovviamente dovete anche capire come trovare l'offerta, capire se l'offerta è veritiera, ma come vi dicevo prima farò un video a riguardo, quindi iscrivetevi e non perdetevi questo video. Nel 2018 mi ricordo che c'era stato un po' un malcontento generale, perché dai €19,99 di Prime che si pagavano annui si era passati a 36 euro, il prezzo che alla fine si paga attualmente, quindi 36 euro all'anno oppure 3,99 al mese. E molti si erano lamentati per questo rincaro e si erano disiscritti dal Amazon Prime. Io però, devo dirvi la verità, ci avevo pensato in un primo momento di disiscrivermi, ma poi ho desistito. Ma perché? Perché ho fatto un ragionamento, ovvero mi sono detto: questo rincaro sarà frutto magari di qualche miglioria, sarà stato pensato magari per incrementare i servizi. Sì, è stato così, perché alla fine, se vedete, la fruibilità della piattaforma è aumentata, ma soprattutto i servizi offerti sono aumentati, e questi servizi adesso ve li andrò ad elencare. Vi dico già che non entrerò nello specifico, quindi sarò molto generale nell'elencarvi questi servizi e soprattutto vi dirò quelli che secondo me sono più importanti, e vi dico anche che in descrizione trovate tutti i link di questi servizi che vi parlerò tra pochi secondi, e vi lascio soprattutto il link che vi permette di provare tutti questi servizi iscrivendovi a Prime per 30 giorni in modo totalmente gratuito. Quindi vi iscrivete, provate Prime, se vi piace bene, se non siete soddisfatti e termine di 30 giorni vi disiscrivete, nessuno vi prende ovviamente i soldi. Primo servizio di Amazon Prime che metto al primo posto in ordine di importanza è secondo me la spedizione gratuita e veloce, perché è davvero comodo onestamente ricevere un prodotto che magari desideri tanto o magari anche necessità di riceverlo a breve, in uno, due giorni, tre giorni, diciamo in tempi brevissimi, rispetto alla spedizione standard di dover aspettare quindi una o due settimane o più. Però c'è anche un perché, attenzione, perché non tutti i prodotti che trovate su Amazon.it beneficiano di Prime. Infatti se vi iscrivete, per dire, oggi ad Amazon Prime, non pensate che entrate, trovate il prodotto, acquistate e automaticamente la spedizione è veloce. No, perché ci deve essere accanto al nome del prodotto il nome in blu Prime, quindi se trovate quel logo Prime in blu, in azzurrino, vuol dire che allora la spedizione beneficia del servizio di spedizione Prime, quindi servizio veloce, o se c'è scritto ad esempio spedizione in un giorno, spedizione in due giorni o quello che è, vuol dire che potete scegliere la possibilità di riceverlo anche in questi termini. Se invece non c'è scritto Prime o non c'è scritto questa dicitura, vuol dire che potete ricevere il prodotto ovviamente anche in una settimana, due, addirittura in un mese, se ovviamente il produttore, il venditore
venditore vi spedisce ad esempio il prodotto dalla Cina. Poi devo dire che la spedizione veloce di un giorno dipende anche dall'indirizzo di dove avete la destinazione del pacco, perché se abitate in un paesino un po' di periferia, un po' nascosto eccetera, come è capitato anche a me, e nonostante tu hai Prime, nonostante hai ordinato un prodotto con la spedizione Prime di un giorno, ti può succedere, capita, che ti arrivi magari anche in 2-3 giorni. Però la colpa non è spesso di Amazon, ma può essere anche magari del corriere che si perde via il pacco o magari non riesce a portartelo il giorno stesso. Il secondo servizio incluso con Amazon Prime, che reputo secondo anche in ordine di importanza, è Prime Video, indubbiamente, perché avete, iscrivendovi ad Amazon Prime, accesso a serie TV e film in maniera gratuita. Quindi non solo beneficiate della spedizione gratuita, veloce e anche degli altri servizi, ma soprattutto di Prime Video, cioè di vedere quindi serie TV e film, cercandole anche per categoria. E devo dire che come interfaccia è molto simile al competitor conosciutissimo, ovviamente quello che inizia con la N, e potete diciamo quindi passare il tempo a guardarvi serie TV e film che magari non trovate, perché accade anche così, sul competitor diciamo conosciutissimo. Adesso non sto qui a fare nomi, a specificare, a entrare troppo nel dettaglio, però vi dico solo che c'è anche la possibilità poi di godere ovviamente di questi film e serie TV anche su smartphone, tablet e su smart TV. Il terzo servizio di Amazon Prime, incluso con Amazon Prime, è Prime Music, quindi potete ascoltare sul PC, sullo smartphone, sul tablet, più di 2 milioni di brani, tra cui podcast, radio, playlist, come anche ascoltare la musica offline. Ovviamente tutti questi servizi, se volete approfondirli, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, tra cui anche il link per provare tutti questi servizi per 30 giorni in maniera totalmente gratuita. Il quarto servizio di Amazon Prime, se possiamo definirlo servizio, sono i Prime Days, ovvero questi giorni dedicati agli utenti Amazon Prime, dove vengono segnalate delle offerte di prodotti su Amazon. Quindi si possono acquistare ad esempio delle cuffie, delle cartucce, della stampante ad un prezzo ridotto. Anche qui, per capire se l'offerta che abbiamo davanti è veramente un'offerta che ci fa risparmiare, iscrivetevi al mio canale, perché uscirà, come dicevo anche prima, un video. Passiamo al quinto servizio di Amazon Prime. Se siete appassionati di giochi o di live, vi create un account Twitch e grazie a Prime potete beneficiare di un abbonamento mensile gratuito al canale di un vostro streamer di Twitch preferito. Quindi vi iscrivete ad Amazon Prime ed avete anche questo servizio totalmente gratuito. Inoltre, dopo che avete fatto ciò, potete ottenere gratuitamente personaggi, skin, potenziamenti per videogiochi, ma anche potete scaricare videogiochi sempre in modo gratuito. Ma poi ci sono comunque altri servizi iscrivendovi ad Amazon Prime, come ad esempio l'utilizzo di uno spazio di archiviazione illimitato per le foto, oppure il servizio Prime Reading per leggere gratuitamente ebook se siete appassionati di lettura. Ma comunque sia, se volete approfondire questi servizi, questi argomenti, vi lascio in descrizione i link, così potete guardare con i vostri occhi. Ma ritornando alle perplessità iniziali, Amazon Prime conviene davvero? La mia risposta personale è sì, conviene davvero, perché avete inclusi tutti quei servizi che vi ho appena elencato, utili ed innovativi, e soprattutto Amazon Prime non è solo sinonimo di spedizione gratuita e consegna in un giorno, ma va ben oltre. Sì, però il prezzo mi sembra tantino, non lo so. Beh, ricordatevi già che se pagate 3,99€ al mese per ogni mese, per 12 mesi, arrivate a pagare all'incirca 48€ totali, se non ho fatto male i calcoli. Quindi se volete già risparmiare in questo senso, pagate 36€ per tutto l'anno e ci risparmiate. Però comunque sia, sia con 36€ all'anno, con 3,99€ al mese, voi dovete ricordarvi che avete la possibilità di usufruire di numerosi servizi che invece a sé stanti, pagandoli magari a sé stanti, costerebbero più di questa cifra. Vi faccio solo un esempio: pensate alla piattaforma più conosciuta di serie TV e film, un abbonamento al mese costa, se non erro, quasi 8€. Qui invece con 3,99€ potete usufruire gratuitamente di serie TV, film e inoltre degli altri servizi. E infine vi dico quello che vi ho detto inizialmente:
fate una prova come ho fatto anch'io tempo addietro, quando non c'erano ancora tutti questi servizi da provare, ovvero mi ero iscritto alla versione di prova gratuita di Amazon Prime per 30 giorni. Vi lascio il link in descrizione. Voi cosa fate? Vi iscrivete a questa prova gratuita, provate com'è Prime. Se poi vi piacciono questi servizi, vi convincono, vi piace l'esperienza su Prime, continuate con l'iscrizione e quindi pagate 36 euro all'anno o i 3,99 euro al mese. Se invece non vi convince, nessuno vi toccherà i soldi, comunicate che non volete iscrivervi a Prime e non succede niente, però provare secondo me non fa mai male. Concludo questa panoramica generale dicendovi che se pensate ancora che i 36 euro all'anno sono tanti, vi voglio solo dire che in America Prime costa $12,99 americani al mese. Per questo video è tutto, spero di avervi aiutato in qualche modo, di avervi fatto un po' di chiarezza, e vi invito ad iscrivervi al canale e vi lascio come sempre tutti i link dei vari servizi Prime di cui vi ho parlato e il link diretto di prova gratuita a Prime. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi della vostra esperienza su Prime. Se avete domande, come sempre non esitate a pormele.